Ma è certo che guarderò anche il resto della casa. La prima impressione, beh, buona, sì. Però non mi avevi detto che era al primo piano, eh? Sì, è luminosa. Nonostante la giornata è luminosa, sì. Oddio, certo, l'avrei preferita all'ultimo piano e con il terrazzo, magari, che dici? Come? Sì, lo so, è un affare. C'è una fila di gente che vorrebbe comprarla. E noi batteremo tutti sul tempo. Sì, amore. Va bene, amore. Hai ragione tu, amore. No, dai, sono serissima, non ti sto prendendo in giro, uffa. Però anche tu, scusa, questo tuo appuntamento di lavoro così importante, potevi anche rimandarlo di un giorno, no? Certo. Come no, il dovere innanzitutto, tanto che mi lamento a fare, eh? Ormai sono qui da sola e ci resterò, vero? Pronto? Pronto? Non c'è mai quando lo vorrei vicino a me, lo fa di proposito proprio. Eppure sono certa che almeno un altro giorno si poteva anche aspettare, no? Dice che c'è una fila. Ma dove sarà mai questa folla oceanica che ci vuole scippare l'affare? Ah, una cosa è certa, io non mi farò rovinare la casa dal tuo amico architetto. Tanto carino. Ha dai gusti orribili e poi decisamente inesperto. Ci farà risparmiare? Me ne frego! Pronto? Sono ancora qui. E non ho ancora visto nulla, scusa, dammi tempo, no? Ah, mi lasci lavorare, giovanotto. Ma dai! Lo sai che io penso soprattutto alle prime sensazioni quando entro in una casa che non conosco, no? Te l'ho detto, l'impatto è stato positivo. Sì, cosa? Ah, smettila. Ma dai, che non mi spaventi. E poi lo sai come la penso. Sono i vivi che mi fanno paura. Ok? Sì, va bene, d'accordo. Ci vediamo dopo, eh? Sì, ciao, 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 ciao. Oddio, lo sapevo, ho dimenticato la pila. Uffa, e dire che l'avevo anche preparata. E adesso? Come faccio? Boh, vediamo se trovo una candela. Guarda, guarda. Adesso sapremo chi ci abitava in questa casa, eh? Ma non sono tanto vecchie queste foto. Questa è stata fatta proprio qui. Già. C'è ancora il quadro, il padre stesso. Ma che strano. Sembra proprio che qui non sia stato toccato niente. Oddio, certo non era una famiglia numerosa, eh? E questa signora? Oh, santo cielo, ma chi è? Ma com'è vestita? Ma è orribile! Chi è? Allora? Sarà stato il vento. Succede anche a casa mia. All'improvviso le porte sbattono. Boh, sarà meglio tornare con Giorgio. C'è qualcuno? Perché ride della mia famiglia? Stia calma, non sono un fantasma. Lei chi è? Le piace questa casa? Da dove è entrata? La compra. Mi dica prima chi è. Sono Rosa. E che cosa ci fa qui? Io ho abitato in questa casa. Poi... Esco. Non rispondo. Mi capita? Non rispondere. Non rispondere. Mi capita? Non rispondere.
Lo so che non si può vivere nel presente riempiendo la propria giornata col passato, che non ci si può consolare ricordando. Ma a me non resta altro. Io lotto contro i miei ricordi. Vorrei che si cancellassero dalla mente, ma non riesco ad allontanarli. Allora, siamo d'accordo? Si posso fare qualcosa per piacere, a me non mi costa niente. Se tu ci parla, sono sicura che si risolve. Non ci metti di speranza, che non faccio i soldi di sciura giù. Questo lo so. Uè, piccere! Ma è proprio tutto oro. Che cavolo, eh? Ma è proprio tutto oro? Certamente, roba favaci non lo vuole. E non avete paura? Ma Assunta è nata in tuo quartiere. Pure Pretra Via sanno chi è. Anch'io sono nata in questo piccere. Quartiere. Piccere! Ma io sono chi? Si è fatto proprio una bella guaglione. Beata gioventù. Come si tu tenisse 100 anni. Ma io lo saccio con morante. E perché ti metto sto malaurio in buono? Fosse solo malaurio. Io sento che tengo una brutta malattia. La verità è che tu tieni una fissazione che imbricini e malattia. Ti fatto mai una visita? Una sola. E ogni 6 mesi mi faccio tutto il naso, se possibile e impossibile. La strada, tutto, ma non esce mai niente. Però io so che la tengo. Rosa, fai un caffè. Perché non lo faccio pure la cucina? Un caffè a da passo. Ma già dice la verità. Io sono di schiava la cucina. Sono sempre a puro zalo, lucidà. Ecco, tutto quello che tengo a capo, posso mai perdere il tempo in da cucina. Così quando voglio un caffè, sai che faccio? Chiamo il bar. Andiamo a dormire che è meglio. Allora, se posso sapere a due gomette. Sono belle e meritano un posto dove possono figurare. A dove le pigliate? Me le ha date Assunta, per il tuo compleanno. Assunta? Mi fa una grande meraviglia. Quella non dà mai niente per niente. Mamma, stamattina ho sentito papà che trafficava in cucina. Poi ho trovato un pentolino tutto sporco di cioccolato. Sì, me ne ha preparato un tazzone e me lo ha portato su un vassoio assieme ai savoiardi. Mai in tanti anni di matrimonio mi aveva fatto il giorno del mio compleanno questa attenzione. È un buon segno. No, vuoi dire che non sta buono cagato? Gennaro, è chiudato l'ora per il passaggio di proprietà. Sono pigliata a casa nostra per 4 giorni. Sti muri soffrono insieme a noi. Che ci vuole? No, non c'è niente. Fino a qua lì sono intorno. Tu li appartenta ancora a me. Ci lo dico sempre a Rosa, figlia mia, tu avevi paura solo di vita e l'oria tra noi.
ricordate, solo revive, gli altri no. Come si accessero? Ecco. Scusami, Rosa. Scusami, ma questa storia mi sta prendendo veramente troppo. Io non lo so se sia giusto. Hai ragione. Ma io vorrei che fossi tu la futura proprietaria di questa casa. Nessuno di loro deve venire a vivere qui. Loro. Loro! Ma veramente ti basta soltanto questo? Una cosa siamo riusciti a farla. Abbiamo reso questa casa inaccessibile a tutti quelli del loro ambiente. Sì, questo lo so. Oddio, certo, se ci verrò ad abitare dovrò sentirne delle belle, eh? Ma tu conosci la verità. Già. Lo sai che cosa penso? Cosa? Bisognerebbe cominciare dai bambini. Che vuoi dire? I bambini. Insegnare loro a non aver paura. Tu sei la persona giusta per questa casa. Beh, se decido di comprarla spero almeno che piaccia anche a Giorgio. Temi il suo giudizio? No, è solo che più si avvicina la data del matrimonio e più mi sembra di sbagliare qualsiasi decisione io prenda, anche la più banale, figurati questa. Comunque, vabbè, adesso... In fondo penso di dovermi assumere la responsabilità di una decisione che, bene o male, avevo già in mente. Allora sì! Sì! E tu? Non pensare a me, in una città intera che mi aspetta. Ma ti rivedrò, vero? Guai, se sapessero della nostra intesa. Pensa se all'improvviso tutte le persone nella vostra condizione, puff, sparissero. Per i nostri aguzzini sarebbe una disgrazia. Impazzirebbero di collera. Ti prego, Rosa, torniamo sopra. Prima ti faccio vedere la mia città. Dopo torneremo sopra. Ma non attraverso il pozzo. Faremo una passeggiata per i tribunali, eh? Ti faccio vedere Vico Pace, Vico Scassacocchi e Vico delle Zite. Dove è Vico Cinese? Portami dove vuoi tu. Però dopo andremo via insieme da questo posto. Oh, Cinese, misuraio che è scampato per 6 volte alla morte. Rosa! Ti faccio vedere così! Rosa! Ma che serviva la pazzia di tuo padre? La morte di tua madre? Se tu adesso non hai il coraggio di uscire fuori con me! Ti indico tutte le case dove sangue su me. A quest'ora staranno già cantando i soldi delle loro vite. Rosa, andiamo! Porti a vedere il mare. È tanto.